ci troviamo qui a Piazza Municipio a Rovudi con il signor Siviglia Francesco, direttore responsabile di questa bella serata. C'è un concerto, ci sono le bancarelle qua il 1° maggio 2019. Ne parliamo un po' con lei. Sì, buonasera a tutti, benvenuti a questa serata di beneficenza per il reparto oncologico di Melito Porto Salvo Tiberio Evoli. Qui abbiamo oltre 4 gruppi che sono venuti gratuitamente a suonare, cantare, a far rivivere le nostre tradizioni, la nostra cultura dell'area grecanica. Anche qui abbiamo dei stand con artigianato locale, come vogliamo far vedere. Vogliamo fare un giro? Sì, facciamo un giro. Partiamo da questa prima, sì. Così vediamo un attimo quello che andiamo a vedere sotto gli stand. Ecco. Allora, quello che vediamo qua è l'artigianato locale. Per esempio, queste lire che vedete, mi faccio la pubblicità da me stesso, sono costruite artigianalmente ormai da tantissimi anni da me. Poi c'è la mia signora che fa le collane, tutte fatte a mano, con una ceramica fredda. Ceramica fredda. Beh, insomma, diciamo, tanti altri oggettini che poi oggettini, uno sì. Può visitare tranquillamente. Passiamo al prossimo. Qui troviamo altra messa. I nostri prodotti locali come Altomonte, la tacca del lupo, i GT di Palizzi, il vino di Palizzi. Poi abbiamo il caciuto, l'amaro di Boa Marina, ancora Spina Santa, Altomonte. E Spina Santa ancora. E poi abbiamo il nostro Bergotto, una vera risorsa dell'area grecanica. Poi andiamo a vedere. Sì. Partiamo da qua, dall'inizio. Scusa. Abbiamo questi prodotti fatti a mano. Sì, questo è tutta roba fatta a mano, insomma, dall'uncinetto, dal taglio e cucito. Diciamo che ogni ricavato di questo materiale va in beneficenza. Sì, e questa serata è solo beneficenza. Solo beneficenza. E sempre per il reparto oncologico dell'ospedale di Melito. Sì. Vediamo quest'altra bancarella, quest'altro stand. Scusate. Poi per giunta abbiamo qua il maestro che viene da Natile. Platì. Tutto a mano. Andiamo al prossimo stand. Eccolo qua. Qua troviamo il formaggio. Qua nell'area grecanica si fa del buon formaggio, quindi nell'occasione c'è anche questo, diciamo. C'è anche questo, sì. Niente, va bene così, quindi questo. Ah, c'è la cassa, questa è la più importante. Allora, qua c'è dove si raccoglie gli euro per il reparto di oncologia. Per chiudere in bellezza, io vorrei ringraziare tutto il personale del reparto oncologico dell'ospedale Tiberio Evoli, perché giornalmente fa veramente tante cose per la gente che soffre. Un ringraziamento veramente
e un applauso. Complimenti anche a voi per quello che fate, quindi una serata solo esclusivamente di beneficenza. Beneficenza, sì, solo beneficenza. Grazie e buon divertimento a tutti. Grazie, grazie. Sempre qua in piazza abbiamo il dottore Iaria del reparto oncologico di Benito Porto Salvo. Una serata esclusivamente in beneficenza per questo reparto, dottore, una cosa bellissima comunque. Siamo felici e nello stesso tempo orgogliosi per quello che siamo riusciti a fare nell'arco di pochi anni, di 2 anni praticamente. E quindi che le istituzioni comunali e di volontariato pensano al nostro reparto per poter favorire l'acquisto di strumentario o solo la presenza per esserci vicino, questo ci rende ancora più orgogliosi. Dottore, mi sembra fantastico tutto questo, perché voglio dire, tanta gente si sta prodigando solo esclusivamente per questa serata di ricavare il più possibile per darlo a questo reparto che è diciamo importante, un reparto importante a Benito e che è attivo e che sta funzionando bene. Per noi, in un momento che si parla di crisi della sanità, avere un centro che la gente stessa ci riconosce come punto importante della sanità calabrese, diciamo, ci rende più che soddisfatti e certamente ancora più motivati per poter essere vicini alla gente. Grazie dottore Iaria. Grazie. Grazie, buona serata. Grazie di essere sopraggiunti così numerosi in aiuto, diciamo, in supporto dell'ospedale di Berio Evoli e in supporto di una giornata di beneficenza. L'amministrazione comunale di Rocuti ha, nella sua attività programmata, prevede una volta l'anno una giornata della solidarietà. Quest'anno la giornata della solidarietà e della beneficenza abbiamo scelto con l'amministrazione comunale di dedicarla all'ospedale di Berio Evoli. Poiché l'ospedale di Berio Evoli è una realtà molto ampia che ha bisogno di molto aiuto, ci siamo concentrati su un solo reparto, un reparto che sta funzionando bene, un reparto che sta portando il nome delle professionalità nostre locali anche fuori, e quindi ringraziamo questa realtà che è fatta di medici, che è fatta di paramedici e anche di volontari che hanno voluto insieme a noi spendere le loro energie per questa iniziativa. E dovere mio ringraziare Ilenia Borgia, che ringrazio appunto con la sua associazione, poi sarà lei a presentare meglio e quindi farà un po' gli onori di casa di questa bella serata. Ringrazio tutta l'amministrazione comunale di Rocuti che ha supportato, lo ha fatto anche fisicamente, perché purtroppo bisogna, per risolvere i problemi, anche attivarsi fisicamente, e sono qui presenti l'assessore, il consigliere, l'assessore Stelitano e il consigliere Orlando qui con me. Ringrazio la Sì, il vice sindaco non è con noi perché sta lavorando in giro, quindi lo ringraziamo, ma dovremmo ringraziare anche tutti gli altri consiglieri e il personale del comune che ha lavorato, l'associazione tutela dell'Aspromonte, la cooperativa che con i suoi operai ci ha dato una mano, e soprattutto voglio ringraziare Francesco Siviglia che con la sua associazione Area Grecanica in Tour si è inserito in questa nostra attività programmata, quella di fare la giornata annuale di beneficenza, proponendoci di fatto l'inserimento di questo quadro, un quadro artistico che è composto da 5 gruppi, 4 per l'esattezza, perché uno ha avuto un problema di logistico, insomma, nell'organizzazione, e quindi sono 4 gruppi importanti che girano il territorio e portano il buon nome della nostra Calabria, in questo caso la Calabria greca. Quindi Francesco ha un grande merito, anche impegnato nella
vendita per scopi benefici nel proprio stand. Io chiuderei qui passando la parola a Ilenia Borgia e invitandovi ad acquistare gli alimenti che vi possono servire a stare meglio, quindi un panino, una birra o una bevanda, e sarà tutto devoluto in beneficenza. Vi invito a fare un'offerta libera qualora non aveste fame o sete, c'è un'offerta libera che si può fare. Così poi vi invito anche ad acquistare il bigliettino per il sorteggio che ci sarà tra un'oretta e mezza circa, per un quadro che l'associazione Cronos Arte ha voluto in qualche modo donare e devolvere. In ogni caso, qualsiasi cosa acquisterete produrrà un beneficio per il nostro ospedale. Io mi fermo qui, passo la parola a Ilenia e ringrazio tutti voi. Ovviamente i gruppi saranno ringraziati in modo più importante dalla presentatrice, ma anche da un presente che l'amministrazione comunale ha scelto di fare e che poi vedremo. Grazie. Grazie signor sindaco. Buonasera Rogudi. A me il piacere di presentare la serata di questa sera a nome di Rogudi, dell'amministrazione comunale e anche dell'associazione Calabria Dietro le Quinte, che rappresento qui oggi. Abbiamo già anticipato moltissimo perché la serata è ricca appunto di solidarietà su tutti i fronti, quindi qualsiasi prodotto acquistate, come ricordava il sindaco, il ricavato verrà devoluto per il reparto di oncologia dell'ospedale di Bario Evoli, e sono doverosi a questo punto i vari ringraziamenti alle associazioni, alle realtà di Rogudi che hanno permesso questa giornata. Oggi la data dell'1 maggio rappresenta per tutti la giornata dei lavoratori, e l'Italia sicuramente in questo momento attraversa un periodo storico dove il lavoro è un tesoro, anche se sottopagato. Purtroppo siamo aggrappati al lavoro per avere un'identità, quindi quale modo migliore di unire il lavoro e la giornata per i lavoratori alla solidarietà. E appunto questa sera l'iniziativa benefica è inserita nel quadro generale delle attività programmate dal comune di Rogudi, e il sindaco ci tiene a sottolineare che non è una festa fine a se stessa, ma rappresenta un impegno concreto a sostegno appunto di una giusta causa. Come dicevamo prima, grazie all'associazione Area Grecanica in Tour e nella rappresentanza di Francesco Siviglia è stato proposto all'amministrazione comunale di Rogudi l'evento artistico di questa sera. E, si parla quindi di arte anche come donazione, e quindi l'intervento musicale dei gruppi che parteciperanno qui questa sera va vista anche come un forte segnale di vicinanza alla realtà di Rogudi, e in questo caso per l'obiettivo di raccogliere fondi per il reparto oncologico dell'Evoli. E ringraziamo quindi i gruppi che si alterneranno, i Lanternari, Tarantanova dello Stretto, Tarantè, Versud Etnofolk, e poi tutte le associazioni a seguire: Associazione Insieme per la fornitura del service audio, video e luci, tutti i cittadini dell'area grecanica intervenuti a sostegno dell'iniziativa benefica, perché ovviamente tutto questo non può accadere senza di voi, e soprattutto il gruppo di operatori volontari del reparto di oncologia del Tiberio Evoli, la Proloco di Rogudi per il supporto organizzativo, la comunità parrocchiale San Nicola di Bari di Rogudi, il Circolo Meli di Melito Portosalvo per la realizzazione di un video sull'ospedale che vedremo più tardi dopo l'intervento dei sindaci. In un momento importante, perché adesso il sindaco ci sarà la premiazione delle targhe. Siamo pronti? C'è molta suspense stasera. Sì, aspettiamo il sindaco e poi avremo un intervento istituzionale insieme all'associazione dei sindaci, il responsabile del reparto di oncologia del Tiberio Evoli, il dottor Nino Iaria, e il giornalista collega Peppe Toscano.
ritirata. Signor Sindaco, le cedo la parola così. Sì, vogliamo consegnare un omaggio dell'amministrazione comunale per primo omaggio il lavoro per la solidarietà al gruppo musicale Versud. Si presenti il rappresentante al ritiro, uno dei rappresentanti, uno più di uno, ma insomma un applauso. Grazie a voi, grazie a voi. Prego, andiamo avanti. Il prossimo gruppo sono i Lanternari, che hanno appena finito di suonare. Sì. Ah, è un rappresentante o una rappresentante dei Lanternari, eccola. Il tuo nome? È Domenica. Brava Domenica, rappresentante del gruppo. Una foto, scusate la voce, che naturalmente ringraziamo per la loro presenza. Grazie. Il prossimo gruppo, al personale del reparto di oncologia dell'ospedale Tiberio Evoli di Melito Porto Salvo, che vengo qualcuno a ritirare, grazie. Il dottore Iaria mi sta arrivando, intanto vogliamo, aspettiamo, se Orlando dice di aspettare, aspettiamo. Complimenti dottor Iaria. Un applauso al dottor Iaria. Allora, il prossimo gruppo musicale sono i Taranta Nova dello Stretto. Ah, abbiamo le fan in prima fila. Rappresentante del gruppo. Ah, adesso abbiamo capito perché tutte queste fan. Come ti chiami? Francesco Maio. Ah, mi aspettavo una ola, qualcosa, ha detto il nome. Brava! Grazie, la prossima tappa. Buonasera a tutti, che venga a ritirare allora un rappresentante del gruppo musicale Tarantè. Sì, Tarantè erano pronti qui dietro, eccoli, che seguiranno subito dopo l'incontro. Ritira il premio Erika, la bellissima Erika, un applauso. Benissimo, abbiamo finito. Ok, invitiamo i sindaci, io lascio il microfono a lei allora, signor sindaco, sì. Invitiamo i sindaci sul palco e invito tutti voi a rimanere attenti, saremo un quarto d'ora circa, illustreremo delle proposte per la sanità dell'area grecanica, ma in generale per la sanità della città metropolitana. Un quarto d'ora circa, quindi noi sappiamo che voi siete venuti qui per ballare e divertirvi, però ricordatevi che è una giornata di beneficenza e di attenzione per la sanità pubblica e per il nostro ospedale. Quindi abbiate pazienza, un quarto d'ora, 20 minuti e noi vi lasceremo la scena. Una scena importante che è anche rappresentata da un bellissimo video offerto dal Circolo Meli, che appunto rappresenta la storia dell'ospedale Tiberio Evoli, un ospedale che ha fatto, ripeto, la storia del nostro territorio. Grazie. Allora lasciamo il palco per permettere l'allestimento delle sedie e riprendiamo subito. Gliela do la targa, pieno.
Ma non a sì, sì, alle spalle nostre potete vedere delle immagini, anche se non troppo grandi, perché non c'è stata la possibilità con l'allestimento degli strumenti di poter far coesistere anche uno schermo di dimensioni più grandi, ma abbiamo le sale operatorie degli anni 60, gli anni 50 e ci saranno anche altre immagini più recenti. Buonasera a tutti. Volevo chiedervi un attimo di attenzione perché, come diceva il vostro sindaco, questa è una sera particolarmente importante. Il momento che stiamo per aprire sarà brevissimo, non più di una mezz'oretta, e poi leveremo le ancore perché è giusto che lo spettacolo vada avanti. Però è una serata importante per diversi motivi. Innanzitutto perché questa sera l'occhio del vostro territorio, del vostro comune, ma non solo del vostro comune, perché tanta gente è arrivata dai comuni vicini, anche da Reggio Calabria, è rivolto con molta attenzione all'unità operativa di oncologia dell'ospedale Tiberio Evoli di Melito. Vi chiederei, non lo faccio più, un grosso, grosso applauso. Perché questa è una realtà straordinaria, nonostante la patologia, le patologie di cui si occupa, che purtroppo sono patologie particolarmente pesanti, offre un servizio straordinario, un'assistenza straordinaria e soprattutto con il cuore, quindi un servizio a misura di persone. Ma purtroppo non ci sono solamente queste belle realtà nell'ospedale di Melito, ci sono un sacco di problemi e i sindaci questa sera sono qui proprio per dimostrare che questi problemi vogliono attenzionarli. Hanno chiesto a me, che sono di fatto il narratore storico di questo territorio oramai da tantissimi anni, di fare da moderatore, giusto perché conosco più di altri magari la problematica, ma solo per questo. E quindi io ringrazio il sindaco per Paolo Zavettieri per questa sua richiesta. E quindi i sindaci, vi dicevo, sono qui per dimostrare che vogliono attenzionare i problemi. C'è uno in particolare di questi problemi che è insorto sul finire dello scorso anno, ed è un problema particolarmente grosso, perché la nostra regione, legiferando in materia sanitaria, riorganizzando il settore sanitario, a un certo punto si dimentica degli ospedali generali. Ora, non so se voi lo sapete, immagino di sì, l'ospedale di Melito è classificato ospedale generale. Di fatto, con questa legislazione, l'ospedale di Melito sparirebbe, o perlomeno non sparisce, però non si sa più che cosa dovrà offrire, perché non viene menzionato. E allora i sindaci che cosa fanno questa sera? I sindaci tutti quanti, i sindaci dell'area grecanica, ci sono i sindaci Pierpaolo Zavettieri il vostro, c'è il presidente dell'associazione dei sindaci Santo Monorchio, che è anche il sindaco di Bagalati, c'è Patrizia Crea, rappresentanza del comune di Melito, Domenico Penna, Roccaforte del Greco, Tommaso Iaria, Condofuri, Ugo Suraci, Montebello Ionico, c'è Bernardo Russo di San Lorenzo, c'è anche il presidente del GAL Antonio Principato, e quindi questo rafforza l'azione sinergica che viene portata avanti dai sindaci. I sindaci questa sera vogliono chiedere alla regione, ma non lo fanno attraverso solamente il microfono, adesso vi spiegheranno cosa vogliono fare, vogliono chiedere alla regione che l'ospedale di Melito abbia una sua dimensione, una sua classificazione e venga preso seriamente in considerazione la possibilità che venga elevato addirittura di livello, non solo ospedale generale ma addirittura ospedale SPOC. Vediamo come, lo faremo per sintesi perché vi dicevo non più di una mezz'oretta e poi vi lasceremo nuovamente allo spettacolo. Allora cominciamo con Pierpaolo Zavettieri. Tocca a te illustrare questa proposta che state per fare come associazione dei sindaci. Sì, grazie Giuseppe, presentazione schematica e brillante. Mi unisco ai ringraziamenti aggiungendo il dottor Iaria e il collega
De Stefano, sì, chiedo perdono per non aver memorizzato il nome, che ovviamente rappresentano il reparto di oncologia e hanno speso la loro vita su questa tematica. Quindi la nostra proposta, che diciamo sarà sottoscritta qui in presenza vostra e poi inoltrata agli indirizzi utili, che sono la Commissione regionale della sanità, che è la Regione Calabria per interlocuzione diretta, visto che si tratta di una legge regionale, prevede che la nostra area, al pari delle omogenee, abbia lo stesso trattamento di servizi e di diritti. Noi siamo, come città metropolitana di Reggio Calabria, siamo suddivisi in quattro spicchi, in quattro aree: l'area dello Stretto, che è quella di Reggio Calabria, l'area della Piana, quella della Piana di Gioia Tauro appunto, l'area della Locride, che conoscete tutti, e l'area grecanica. Ebbene, di queste quattro aree solo tre hanno il servizio trattamento di ospedale SPOC o HUB, sono termini che a molti di voi non diranno nulla, ma sono degli ospedali per cui la legge prevede il trattamento delle cure acute. Significa che se qualcuno si frattura un femore oppure deve subire un intervento chirurgico qualsiasi, può avere il trattamento. A Locri lo può avere, a Gioia Tauro lo può avere, a Reggio Calabria lo può avere. Da Ferruzzano, Bruzzano Staiti sino a Motta San Giovanni non lo può avere, perché la legge regionale disciplina che le cure acute, questi trattamenti acuti, tutti quelli che abbiamo detto prima, possono essere trattati solo in strutture con un grado, una categoria più alta. Ora, in questo senso, noi, quindi non vi ho letto il documento, ma dice sostanzialmente questo, facciamo due richieste sostanziali. Facciamo capo anche a un ragionamento complessivo, il sindaco di Bagalati è anche referente per le aree interne, e le aree interne hanno 5 ministeri che contemplano questa strategia, che si intrecciano in questa strategia. Uno di questi è il Ministero della Salute, che già individua delle criticità ulteriori rispetto agli altri territori. Alla luce di tutto questo che è citato nel documento, noi chiediamo che si possa prevedere l'elevazione al rango di SPOC anche del nostro ospedale, cioè farlo crescere di livello, rendendoci conto che non è facile questa richiesta, non è facile che sia esaudita, e in subordine prevediamo che ci sia una specificità legislativa affinché il trattamento delle cure acute per legge possa essere garantito anche nella nostra area. Questa è la sintesi. Inoltre chiediamo anche, e lo chiediamo perché il momento è veramente delicato da questo punto di vista, chiediamo contestualmente di voler fattivamente alla Regione contribuire a rafforzare l'azione sinergica tra sindaci, deputazione calabrese, sono 30 deputati, potrebbero smuovere il mondo e il mare, e i deputati regionali insieme. Questa sinergia dovrebbe contrastare gli effetti nefasti del decreto sanità, un decreto che attualmente non prevede le assunzioni anche a fronte di pensionamenti che con la cosiddetta quota 100, stanno venendo in massa. Quindi noi ci troveremo gli ospedali spogliati dai loro responsabili personale medico e paramedico, e il turnover, ormai è un termine che anche calcisticamente conoscete, il turnover non avverrà se non si interviene. Quindi una richiesta è diretta alla Regione per un'azione immediata che può fare, cioè specificare nella legge che pure noi a Melito, a Rogudi, a Bovamarina, abbiamo a Bagalati e a tutti i comuni, San Lorenzo, Condocure eccetera, possiamo curarci anche per le cure acute, le malattie acute. E l'altra è quella di sbloccare il turnover, ma questa è meno diretta, quindi rivolta più a una sinergia che si deve creare. Voglio dire che i sindaci in questa sede dimostrano di voler fare univocamente qualcosa, quindi è un caso che siamo a Rogudi. Io ripeto sempre che questa è una piazza logistica di proprietà di tutti, quindi tutti possono fruirne. Chiaro che anche Bagalati, Staiti, Melito sono piazze di tutti, Condofuri eccetera. Però Rogudi, per la posizione logistica sulla 106, è un luogo aperto, per cui oggi io ringrazio i miei colleghi che mi hanno voluto anche coadiuvare, onorare e quindi fare propria questa battaglia,
e impegnarsi a sottoscrivere questa richiesta, così come in passato recente il sindaco di Condofuri qui presente insieme al sindaco di Melito oggi rappresentato dalla dottoressa Crea hanno già fatto un'azione in ogni caso nella stessa direzione, quindi un po' tutti noi su questo tema non faremo un passo indietro. Certo l'incisività da ora in avanti dovrà essere maggiore perché altrimenti saremo travolti. Io mi fermerei qui e passerei la parola a Giuseppe, a Peppe Toscano che diciamo farà continuare questo breve dibattito. Grazie. Grazie a te sindaco. E allora coinvolgiamo il presidente dei sindaci dell'area, Santo Monorchio, diceva giustamente il tuo collega che insomma sull'ospedale i problemi cominciano ad essere veramente tanti, lo erano già prima però adesso lo sono ancora di più. Questo provvedimento legislativo della regione è nefasto dal mio punto di vista, anche perché per una semplice appendicite doversi spostare a Locri o andare a Gioia Tauro insomma mi pare una cosa assurda, qualora dovesse essere questo il senso dell'atto che hanno deliberato, per cui adesso vi si chiede ora più che mai di essere compatti e incisivi. Buonasera. Ma diciamo che su questo tema della sanità, ma su molti temi quest'area da po' di anni ha dimostrato di essere coesa. D'altronde noi abbiamo portato avanti questa strategia delle aree interne che coinvolge sì alcuni paesi, 11 comuni di, diciamo così, di cresta interni, ma in qualche maniera anche i comuni litorani che fanno parte sempre dell'area strategica. Quindi questa coesione la abbiamo dimostrata. In questo settore della sanità oggi è proprio un imperativo essere uniti, trovare, come dire, la soluzione che è più sostenibile e quella che ha appena illustrato Pierpaolo ritengo che sia assolutamente minimale ma importante e sostenibile. Dico perché è un imperativo, perché in Calabria la sanità sta vivendo veramente un momento di caos. Pensate che nell'ambito della strategia delle aree interne siamo giunti alla conclusione, noi giorno 2 di aprile abbiamo fatto una riunione con la presenza del Comitato Tecnico Nazionale che è sceso in massa a Catanzaro. Quel giorno si doveva semplicemente stabilire se le fonti finanziarie erano reali, se chi doveva metterci i soldini per farla poi funzionare confermava gli impegni che erano stati assunti in un lavoro lunghissimo che è durato 2 anni. Bene, la riunione dov'è che ha avuto una problematica che non abbiamo risolto? Nel settore della sanità, perché i rappresentanti dell'ASP, i rappresentanti del commissario che sono venuti non sono stati in condizione di confermare, per esempio, se nelle aree interne saranno in condizione di assicurare in ogni paese un infermiere professionale che deve svolgere un certo lavoro in quel contesto. Abbiamo rinviato quella riunione a giorno 11 solo sul tema della sanità e non abbiamo cavato nulla, perché ancora una volta sono venuti dei rappresentanti che non erano in grado di decidere. Immaginate ora, dopo il decreto che è subentrato, che scombussola in qualche maniera la normale dialettica della sanità in una regione, che confusione ci sarà. Allora noi dobbiamo essere, come chiede Pierpaolo, come chiedono tutti i cittadini, assolutamente uniti, compatti, per intanto fare modificare, nel senso che lui ha letto, questa legge regionale e poi continuare questa complicata azione per fare riconoscere a questa area, questa l'area grecanica, la sua specificità e quindi anche questo ospedale che diventi un punto di riferimento non solo per Melito, che ovviamente è la città più grande, ma per tutto il comprensorio. E io sono certo che noi saremo in condizione di rimanere, come dire, a capo dei cittadini, a rappresentare bene, a narrare bene queste esigenze che abbiamo, che ormai non sono assolutamente più, come dire, queste esigenze comprimibili, perché c'è veramente una domanda di sanità
importante che non viene assolutamente soddisfatta. Ovviamente abbiamo queste situazioni che sono di eccellenza, ma diciamo francamente la verità, non perché qui è presente il dottore Iaria, il dottore che io conosco di meno, sì, De Stefano, ma sono, ci hanno messo molto di loro. Quindi queste cose che bisogna strutturarle oggi sono delle eccellenze, perché c'è qualcuno che ci ha messo tanto di suo, che ci mette tanto sacrificio, che ci mette tanta passione, e per questo alcuni risultati si sono raggiunti. Grazie sindaco Monorchio, e concludiamo il giro dei politici con Patrizia Crea all'ospedale a Melito. Lei è vice sindaco appunto del comune di Melito. Si diceva di questo caos che c'è a livello sanitario regionale, ma ormai dura da tantissimi anni, e a me pare assurdo che la regione a un certo punto decida di fare un passaggio del genere non tenendo conto delle esigenze di un territorio come questo. Mi pare una cosa veramente assurda, cioè che un ospedale che è stato quel che è stato e che adesso sta soffrendo per colpe non sue, a un certo punto si vede addirittura messa in discussione la sua sopravvivenza come ospedale generale. Mi pare una cosa assurda. Buonasera a tutti, hai ragione Peppe in quello che dici, ha ragione chi mi ha preceduto. Io sarò telegrafica perché capisco che la serata è di puro divertimento, ma alcune cose dobbiamo dircele. Tecnicamente Pierpaolo è stato già esauriente in tutto quello che ha detto, e lo stesso ha fatto Santo. Però l'idea e il messaggio che voglio che passi stasera, oltre a quello simbolico tra virgolette di firmare il documento, perché avremmo potuto farlo in qualsiasi sala consiliare, in qualsiasi dei nostri comuni dell'area, è simbolico fino ad un certo punto, è rappresentativo dei cittadini, perché noi abbiamo l'obbligo come istituzioni di rappresentarli i cittadini, e lo vogliamo fare davanti a voi per darvi un segnale forte. Non importa che la piazza sia quella di Rogudi, quella di Condofuri, quella di San Lorenzo, quella di Melito, piuttosto che quella di Bagalati. La cosa che deve passare, il messaggio chiaro, è che noi non abbassiamo la guardia, che siamo uniti nel difendere quelli che sono i diritti dei cittadini, e quelli di cui parlava Pierpaolo e che dicevi bene tu Peppe, sono delle richieste veramente minimali, di servizi e di efficienza che riguardano non solo il comune di Melito, ma dell'intera area, perché questo è l'obiettivo. Pierpaolo, a me tocca stasera ringraziarti anche per la serata che avete voluto organizzare, avete avuto un'attenzione particolare, una serata di solidarietà, e una raccolta fondi che sarà devoluta poi al reparto di oncologia di Melito, del nostro ospedale, non del paese di Melito, ma di tutti i comuni. L'idea che vogliamo oggi che passi, ecco perché ci ritroviamo seduti in questo palco, e porto i saluti del sindaco Meduri che per motivi personali non può essere presente, è che noi ci siamo e stiamo tutti dalla stessa parte, firmeremo il documento e andremo dritti come un treno a difendere quelli che sono i diritti alla salute dei nostri cittadini. Cominciamo da questo, ma non abbassiamo la guardia. Ottenuto questo, cercheremo di ottenere sempre di più, perché come dicevi tu Peppe, siamo stati abbandonati come territorio, come ospedale, dalla politica, dall'alta politica, da chiunque. Quindi partiamo dal basso e sono sicura che busseremo alle porte giuste, che arriverà la nostra richiesta della regione, che ci daranno ascolto, perché arriva come richiesta di tutti i sindaci che rappresentano l'intera area e tutti i territori, che sia di Rogudio che sia di Melito, noi rappresentiamo tutti. Quindi ci ritroviamo con onore e con garbo nella piazza di Rogudi, ma siamo felici di essere qua. Quindi il nostro impegno, che parte da Melito o che parte dagli altri comuni, è comunque unitario. Questa è l'immagine che noi vogliamo dare ai cittadini che rappresentiamo oggi. Grazie. Grazie Patrizia Crea, vice sindaco di Melito. Prima di far firmare volevo coinvolgere anche i dottori Iaria e De Stefano, visto che li abbiamo sul palco, ne approfittiamo. Io pensavo, mentre ascoltavo questa sera le riflessioni sulla sanità, a una cosa che ripeto da tantissimi anni, l'ho detto in tutte le salse, l'ho scritto anche. E secondo il mio punto di vista, togliere la sanità dalle mani dei politici era il primo passo da fare 20 anni fa, forse pure di più, perché immagino che facendo questo tipo di passaggio, professionalità forti, professionalità vere, professionalità come quella del dottore Iaria,
magari un giorno possano diventare direttore sanitario dell'ospedale di Melito, perché no? Se si punta sulla sanità. Però io su questo, dottore, ovviamente non ti voglio coinvolgere perché immagino che tu saresti sulle difensive. Sul senso di questa serata non so se hai detto prima qualcosa, però ti volevo coinvolgere su questo. Sul senso di una serata c'è tanta attenzione, grazie a Dio, voi vi state dando un grande affare anche con il convegno che avete fatto nei giorni scorsi, nelle settimane scorse, proprio qui a Rovudi, alla Chess Point. C'erano circa 200 medici da tutta la regione, molti sono arrivati anche da fuori regione, quindi state facendo una pubblicità straordinaria all'ospedale di Melito. Quindi il senso secondo te di questa serata? Beh, mi avrai un assist per ringraziare Pierpaolo Zolettieri, che ormai ci è veramente vicini come istituzione. Certo, vedere tanta istituzione sul palco con me, che non c'entro niente con la politica, è un piacere perché vuol dire che vivete giornalmente quelle che sono le nostre difficoltà operative. Sì, la sanità è un momento veramente critico, però non buttiamoci a terra. Tutti gli ospedali d'Italia hanno problemi, tutti. È come il vecchio detto che il mestolo che va a girare nel coso sa quali sono i problemi della pentola. Noi come ospedale di Melito vediamo che c'è un senso di ripresa, più fiducia da parte della gente, perché ricordatevi che l'ospedale di Melito è andato in decadimento non per carenza di personale, di professionalità, ma per le maldicenze di tanta gente che voleva distruggere l'ospedale di Melito, compreso chi lavorava dentro, non dico altro. Dico soltanto che dobbiamo lottare in silenzio, perché anche nel nostro reparto ci sono delle carenze, che piano piano, dimostrando i numeri, anche la nostra direzione generale sta cercando di venirci incontro. Quindi invece di protestare, lavoriamo di più in silenzio, dimostrando qual è la nostra volontà e quali sono i nostri obiettivi. Ricordatevi, se non c'è programmazione non c'è futuro, e noi cerchiamo di fare questo. No, mi alzo perché al dottore De Stefano volevo chiedere un'altra cosa, scusate se mi metto in piedi. Ho avuto il piacere nei giorni scorsi di raccontare una storia straordinaria di una signora che è stata in cura al reparto oncologico di Melito, e questa signora, tra le altre cose, diceva che il dottore De Stefano tutte le mattine di buon mattino si siede con i pazienti, e per stemperare il clima, per aiutarli anche dal punto di vista psicologico e morale, legge loro l'oroscopo. Ora questa immagine a me fa pensare a un clima all'interno del reparto veramente bello, familiare. Ecco, io su questo volevo sentire il suo punto di vista. Sì, sicuramente, comunque non tutte le mattine leggo l'oroscopo, non abbiamo assolutamente il tempo, però chiaramente noi entriamo sempre nella sala della chemioterapia, e quindi parliamo sempre con i nostri pazienti, cerchiamo veramente di stemperare un po' il tutto, magari leggendo qualche volta l'oroscopo, qualche battutina, prendendo un caffè insieme, prendiamo anche il caffè insieme, eccetera. Io vorrei comunque, se me lo permette, aggiungere qualcosina. Io vengo da una esperienza di Scilla, dove c'erano questi stessi problemi. Purtroppo l'ospedale di Scilla è stato chiuso, ed è stato chiuso perché politicamente non si era uniti i vari sindaci, la pensavano un po' diverso, ognuno la pensava in un certo modo. Quindi io vi chiedo di essere uniti in questa lotta per mantenere un ospedale che comunque ci sono
Oddio, ci sono delle eccellenze, qualcuno ha parlato del nostro reparto come eccellenza, ma ce ne sono tanti altri, la chirurgia col dottore Tuscano, cardiologia, la medicina, quindi l'ospedale è messo bene, quindi spetta anche un po' a voi aiutarci in questo e mantenere un ospedale che comunque è di ottima qualità. A questo proposito voglio dire qualcosa in più. Tanta gente critica l'ospedale di Melito senza aver messo mai piede all'ospedale di Melito. Io vi invito a venire in ospedale non solo come utenti, ma anche a fare volontariato, ad essere presenti nelle corsie, perché solo vivendo l'ospedale riconosciamo l'importanza dello stesso. Grazie. Allora, sindaco, come procediamo? Con la firma adesso? Sì, comincerei dall'ala destra, solo una destra, diciamo, un'ala destra solo da un punto di vista topografico, non so, mi viene da parlare. Esatto. Mentre firmano i colleghi, vi prometto che è l'ultimo tempo che attenderete. L'ultimo tempo è quello della firma e volevo dirvi che questa richiesta è anche attenzionata dalla Commissione Sanità e dalla Regione Calabria, perché noi abbiamo intrapreso pure dei rapporti, delle interlocuzioni e per esempio per correttezza politica non lo invitiamo a salire sul palco, ma c'è anche l'onorevole Pedà che è in commissione, così come ne abbiamo interloquito con l'onorevole Baldo Esposito che è il vicepresidente della stessa commissione e che mi ha suggerito alcune cose rispetto alla stessa richiesta, ma anche gli altri componenti, sia giudice Andrea che il presidente Mirabello, sono un po' al corrente di questa formalizzazione, quindi è una formalizzazione che viene fatta con coscienza e nella speranza che venga accolta, perché c'è una delibera regionale che non è di fatto ancora legge, diciamo con i rapporti che ci sono e le richieste intermedie potrebbe essere corretta, e quindi in questo senso è il motivo di questa nostra... Sì, no, io mi fermo ora, ritornerà da me il foglio perché devo... Hanno quasi firmato tutti quanti, adesso il sindaco di casa firmerà per ultimo, ha fatto gli onori fino in fondo. Allora, grazie di averci ascoltato, sostenete questa battaglia, state vicini ai sindaci, sostenete soprattutto il reparto oncologico dell'ospedale di Melito, lì c'è il gazebo, se volete fare un'offerta in denaro, no, adesso lo chiederò a te, un'offerta in denaro, oppure potete acquistare anche gli oggetti che ci sono negli altri stand, perché in beneficenza una quota andrà sicuramente a tutto. Hanno deciso di dare tutto, straordinaria questa cosa. Cosa acquisterete? Prego. Niente, noi nel nostro reparto ci manca un defibrillatore e quindi per dare maggiore garanzia e sicurezza ai nostri pazienti che vengono a curarsi nel nostro reparto vorremmo comprare un defibrillatore per eventuali problemi cardiaci che possono insorgere durante il trattamento. Grazie. Grazie a voi per il lavoro che fate, grazie a tutti, buona serata e buon proseguimento.